Presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, la città di Punta Licosa festeggia la Beata Vergine Maria del Soccorso. La festa della Madonna del Soccorso a Punta Licosa si festeggia l'ultima domenica di luglio. Quest'anno, per le avverse condizioni meteorologiche, è stata spostata al sabato. Logicamente è una festa molto sentita nella zona, perché Licosa poi è un punto di incontro, oltre dei paesani, anche di tanti forestieri. Quest'anno partecipano anche come interparrocchialità le confraternite, una rappresentanza della confraternita di Santa Maria di Castellabate, di San Marco, evangelista, probabilmente anche di Castellabate. Quanto è grande la vostra devozione verso la Madonna del Soccorso? Sì, la devozione è per tutte le Madonne, perché la Madonna è unica. Logicamente ogni località ha una sua particolare devozione e intitolazione a una Madonna. Una festa prettamente religiosa, perché si svolge solo con la celebrazione della Santa Messa, la processione e lo sparo dei fuochi, quindi conserva un carattere puramente appunto religioso, senza festa civile, festa esterna. Ed è quindi un momento bello di fede che la comunità di Licosa attende, ma anche i fedeli del circondario, per venerare insieme la Madonna del Soccorso. Siamo anche in un contesto estivo, quindi tanti turisti, tanti villeggianti che vengono qui non solo oggi ma ogni domenica a partecipare alla Santa Messa, e quindi insieme vogliamo dare lode e onore alla Vergine Santa. Da quanti anni si festeggia la Madonna del Soccorso a Licosa? È da moltissimi anni, sono decenni.